Buon pomeriggio a tutti, vi do il benvenuto a questo webinar dedicato a un aggiornamento del piano operativo dell'iniziativa Repubblica Digitale. Quindi, come sapete, il webinar di oggi è dedicato proprio a illustrare lo stato dell'arte di questa iniziativa strategica nazionale che, come sappiamo, è finalizzata a combattere il divario digitale di carattere culturale presente nella popolazione italiana e facilitare il processo di trasformazione digitale. L'incontro di oggi, come vedete dal programma sullo schermo, è diviso in due parti. Nella prima parte verrà presentato un primo aggiornamento del piano operativo della strategia per le competenze digitali, vedendo quindi gli obiettivi raggiunti e quelli ancora da completare. Mentre nella seconda parte dell'intervento vedremo proprio una panoramica dei gruppi di lavoro appena attivati nell'ambito di Repubblica Digitale. Inizieremo quindi con una introduzione da parte di Nello Iacono del Dipartimento Trasformazione Digitale, che è coordinatore del programma Repubblica Digitale. Poi vedremo gli interventi di Elisa Refrigeri di Invitalia e Gabriele Spina del Dipartimento Trasformazione Digitale e poi l'intervento di Francesco Olivanti del Politecnico di Milano. Questo per la prima parte del seminario. Inizierà poi la seconda parte dedicata, come abbiamo detto, alla presentazione dei gruppi di lavoro tematici che sono stati attivati. E vedremo quindi il gruppo Inclusione Digitale con Paolo Martinelli, il gruppo Sfide e Opportunità del Gaming per la diffusione delle competenze digitali con Alberto Simonetti, il gruppo Divario Digitale di Genere con Sara Gazzanfari e il gruppo Traduzione del Digicomp 2.2 con Pasquale Popolizio. Ricordo a tutti che potete scrivere in chat le domande che avete per i relatori. Alla fine del seminario dedicheremo 10 minuti o quel che è necessario alle domande e alle risposte, quindi saremo noi a porre poi ai relatori tutte le domande alla fine. Vi ricordo anche che sarà resa disponibile nella scheda di Eventi PA la registrazione di questo seminario, quindi anche chi interverrà in seguito o avesse perso una parte la potrà recuperare. A questo punto io lascio la parola a Nello Iacono, coordinatore del programma Repubblica Digitale, che vedo in video. Prego, Nello. Grazie Roberta, grazie a tutti. Pensiamo sia un'occasione interessante e importante questa di oggi per fare un po' il punto dello stato di avanzamento di Repubblica Digitale, soprattutto rispetto ad alcuni risultati che sono stati raggiunti e ad alcune attività che vengono attivate. Ieri, cioè il 27, si è svolto la riunione del Comitato Tecnico Guida che ha condiviso il piano operativo, il rapporto di monitoraggio che saranno pubblicati agli inizi della settimana prossima, a metà della settimana prossima e che vi presentiamo oggi nelle linee generali. Ovviamente poi ci sarà occasione per entrare nel dettaglio. Noi stiamo completando diciamo, le ultime attività a livello editoriale. E quindi insomma, speriamo appunto che sia utile questa panoramica anche per avere un po' di non solo aggiornamenti, ma anche confronti successivi. Repubblica Digitale, ha detto bene Roberta, è l'iniziativa che cerca di affrontare, che vuole affrontare a 360 gradi il problema delle competenze digitali nel nostro paese e sappiamo che veniamo da una situazione particolarmente, diciamo così, diciamo da recuperare con diversi punti d'attenzione, soprattutto sul fronte dell'inclusione digitale, ma in generale anche sul tema. Sul tema delle competenze digitali diciamo della popolazione e uno dei punti diciamo che riteniamo chiave è quello del livello di competenze digitali di base, almeno di base, che ci vede appunto con il 46% di popolazione, quindi con una maggioranza di popolazione che invece queste competenze ancora deve acquisirle. Quindi questo sicuramente è uno dei punti chiave. Oltre a questi ci sono degli altri numeri fondamentali, alcuni che
verticalmente guardano a un divario di genere importante su cui l'Italia deve recuperare prontamente per ragioni ovviamente che stanno sia nella, diciamo così, nel progresso e nell'equilibrio e nel benessere di salute della società italiana, ma anche dal punto di vista ovviamente economico. Così come una grande carenza, come sappiamo, continua ad esserci sul fronte degli specialisti in ICT, dei laureati in ICT, e quindi diciamo così, tutto quel mondo di competenze, di professionalità che è necessario per avere un ruolo da protagonisti nella trasformazione digitale del paese. Repubblica Digitale, come sapete, cerca di rispondere a questa situazione in modo organico, con un'alleanza multi-stakeholder che vede da una parte un comitato tecnico guida con rappresentanti di istituzioni, enti territoriali, amministrazioni sul territorio, ma anche università, istituti di ricerca, c'è la RAI, ci sono organizzazioni anche rappresentanti della società civile che sono a contatto con Repubblica Digitale grazie alla partecipazione alla coalizione di Repubblica Digitale. Poi abbiamo diverse collaborazioni, alcune le vedrete in questa presentazione e sono le collaborazioni che ci permettono di approfondire diversi temi e quindi di essere efficaci anche nella identificazione delle iniziative. C'è poi, scusate ancora, l'ultima, la coalizione di Repubblica Digitale. Vedremo in dettaglio come si sta sviluppando in termini di numeri, ed è molto importante, da un lato, il rapporto con la Commissione europea anche attraverso la partecipazione ai lavori della coalizione europea e quindi al confronto con le altre coalizioni nazionali, ma anche direttamente con la Commissione europea. E domani abbiamo un bilaterale all'interno dell'iniziativa sul dialogo strutturato che ha lanciato appunto sull'istruzione e le competenze digitali la Commissione europea. Poi il nostro tentativo è di fare in modo che sistematicamente sui documenti più importanti possiamo avere un riscontro anche più ampio, pubblico, così come abbiamo fatto su partecipa.gov.it sulla strategia. E nell'affrontare questo tema così ampio, come quello relativo alle competenze digitali, che ovviamente sta trasversalmente su tutti i settori sociali ed economici, abbiamo identificato degli obiettivi che abbiamo poi riportato sul piano operativo come degli obiettivi da centrare, e sono degli obiettivi che ovviamente in qualche modo indirizzano la roadmap che stiamo seguendo. Repubblica Digitale nasce nel 2019, come sapete, come una call for action, quindi una chiamata all'azione sulle varie iniziative per quanto riguarda il tema delle competenze digitali. Nel 2020 invece abbiamo avuto un consolidamento sia in termini di adesione, di lancio della coalizione nazionale, quindi di adesione alla coalizione europea, di istituzione del comitato guida e soprattutto di definizione e pubblicazione della strategia nazionale per le competenze digitali, che ci permette di avere un quadro complessivo, organico, per tutti gli attori che devono. Che si trovano a lavorare sul tema delle competenze digitali, proprio per avere un quadro di insieme e di integrazione complessiva. E su questo abbiamo costruito il piano operativo che nel 2020, che adesso abbiamo aggiornato e che andremo a pubblicare. In tutto questo, ovviamente, tra il 2021 e il 2022 abbiamo consolidato l'esperienza
di Repubblica Digitale, anche portando non soltanto delle azioni all'interno del piano di ripresa e resilienza, ma anche iniziando a effettuare un esercizio di monitoraggio e di valutazione dei risultati, che vedremo che ha sviluppato un metodo abbastanza, diciamo, sempre più strutturato, e che ci permette di avere un piano operativo più maturo, più strutturato e più solido di quello che era stato pubblicato nel 2020. E quindi con iniziative che sono collaterali, ma che permettono di sviluppare ancora di più le sinergie tra i diversi soggetti che lavorano sul tema delle competenze digitali e che sono nella coalizione. Coalizione nazionale che è arrivata a 305 iniziative e ha superato le 250 organizzazioni, e che è abbastanza, diciamo, ampiamente insomma, distribuita sia sul territorio sia sui diversi assi di intervento della strategia, e quindi concorre in maniera abbastanza importante al raggiungimento degli obiettivi che sono stati fissati per il piano operativo. Abbiamo avviato anche in maniera più sistematica una rilevazione dei risultati di queste iniziative. Questi sono dei dati che non sono ancora del tutto completi, perché non abbiamo perché ancora ci sono dei dati su alcune iniziative da rilevare, però sono dati significativi. Se nel 2021 sono stati coinvolti nelle attività di supporto, come abbiamo visto, facilitazione piuttosto che formazione, più di 1 milione di cittadini, significa che, insomma, queste iniziative della coalizione diventano davvero fondamentali per raggiungere gli obiettivi del piano. In tutto questo, ovviamente, ci sono delle nuove iniziative che stanno partendo. Da un lato, come sapete, a parte appunto i due progetti che abbiamo inserito nel piano di ripresa e resilienza sulle competenze digitali di base, abbiamo prossimo all'uscita dei primi bandi il Fondo per la Repubblica Digitale, che, come sapete, è finanziato sul fondo complementare ed è indirizzato soprattutto all'orientamento sulle competenze ICT. E ci saranno i primi bandi tra qualche settimana, che appunto saranno quelli che in qualche modo daranno l'incipit all'attività effettiva del fondo. Dall'altra parte, siamo in conclusione, diciamo così, della fase di collaudo per quanto riguarda il nuovo sito web di Repubblica Digitale, che permetterà alle organizzazioni della coalizione di avere un accesso più agile e diretto anche alla visibilità, per la propria visibilità, ma anche degli eventi, delle iniziative e delle informazioni che possono essere date e veicolate a tutti. E poi avremo anche un ambiente di autovalutazione e apprendimento che consentirà di dare a tutte le iniziative che lavorano sulle competenze digitali in questo momento di base un supporto in più basato su DigiComp 2.2, proprio per riuscire a dare una, diciamo così, una base strutturata anche per l'apprendimento dei cittadini, quindi con dei corsi, delle video lezioni che abbiamo sviluppato dal punto di vista appunto dei contenuti e della realizzazione con performance. A dicembre contiamo di poter lanciare la seconda edizione del Premio Nazionale per le Competenze Digitali. È stato un buon successo la prima edizione, con più di 120 candidature, e quindi anche qui il tema è quello di riuscire a dare una valorizzazione, una maggiore
diciamo, spinta alle iniziative eccellenti, ma anche e soprattutto farne momento di confronto e anche di, diciamo così, di incontro tra iniziative ed esperienze diverse. E sempre a dicembre, probabilmente nella prima metà di dicembre, organizzeremo la seconda assemblea di Repubblica Digitale, che vuole fare un po' la sintesi delle attività fatte e iniziare anche a ragionare rispetto ai risultati dei gruppi di lavoro che abbiamo lanciato, per capire come portare i risultati dei gruppi di lavoro a delle azioni concrete che possano far parte anche qui del piano operativo, diciamo, dell'insieme di azioni che portiamo avanti. Quindi, successivamente, come già stato anticipato da Roberta, parleremo dei quattro gruppi di lavoro che finora abbiamo lanciato, quindi dall'inclusione digitale al tema del divario digitale di genere, al tema più in generale del gaming, e poi ovviamente la traduzione DigiComp 2.2, che in qualche modo è trasversale a tutte le attività sulle competenze digitali che stiamo effettuando. Una breve introduzione, poi lascio la parola per i dettagli a chi mi succederà nell'esposizione. Il piano operativo che presentiamo e che è stato condiviso nell'ambito del Comitato Tecnico Guida è un piano operativo che ovviamente ha il suo ruolo di attuazione e di quindi pianificazione delle attività e di raccordo delle attività, delle iniziative che permettono di attuare la strategia nazionale per le competenze digitali. È un piano operativo che ovviamente si basa sulla situazione, recepisce, diciamo, i diversi spunti e le diverse feedback che abbiamo avuto in questo periodo, quindi da quando è stato pubblicato il 2020 in poi. Ovviamente nel 2021 un evento importante è stata la realizzazione e il consolidamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e quindi l'attuale piano operativo, ovviamente, da questo punto di vista ne è maggiormente sostenuto, e anche la struttura si basa naturalmente su quello che in questo periodo si è andato a consolidare. E poi abbiamo fatto dei miglioramenti che abbiamo ritenuto necessari, da un lato per affinare meglio la definizione dei percorsi per raggiungere gli obiettivi target, e dall'altra parte fare in modo che davvero tutti gli assi di intervento fossero adeguatamente coperti. Assi di intervento che vi ricordo sono appunto l'asse istruzione e formazione superiore, l'asse relativo alla forza lavorativa pubblica e privata, l'asse sulle competenze specialistiche ICT, e l'asse invece relativo alle competenze digitali dei cittadini. Quello che abbiamo fatto in questo piano operativo, quindi, è stato quello non soltanto di raffinare il piano precedente, ma anche di dare un quadro di riferimento ancora più organico e integrato rispetto a tutte le strategie che settorialmente, o diciamo così, i temi un po' più generali si sono andate a definire, e che a questo punto è importante che siano nello stesso tessuto della iniziativa organica sulle competenze digitali, proprio perché le competenze digitali sono trasversali, ma sono anche un tema che non può essere affrontato senza tenere conto di contesti più generali, culturali, ma anche sociali. Quindi, come vedete sulla sinistra, sono tutte le diverse strategie che ovviamente si incrociano e si intersecano con la strategia nazionale, quindi col piano operativo. Abbiamo tenuto conto naturalmente dei framework di riferimento che via via sono aggiornati, oltre che naturalmente dei dati
che nel 2021 sono stati rilevati da Eurostat e poi consolidati nel DESI del 2022. Una cosa importante è che le agende regionali per quanto riguarda naturalmente le competenze digitali sono entrate nel piano operativo in modo esplicito, quindi anche qui iniziamo un percorso che deve tener conto ovviamente dei tre divari su cui dobbiamo misurarci. Il quadro di riferimento ovviamente sono i quattro assi di intervento con i coordinamenti che abbiamo fissato sin dal momento della definizione della strategia, quindi con i coordinamenti che si sono, diciamo, hanno permesso di raggiungere il risultato di consolidare il piano operativo nel suo complesso da parte del Ministero dell'Istruzione, Università, Ricerca e Sviluppo Economico, Pubblica Amministrazione, ma ovviamente anche con gli altri ministeri e con le altre istituzioni, con gli altri soggetti che troverete poi nel piano operativo con delle azioni, con delle iniziative, oltre che col coordinamento generale. Il quadro di riferimento ovviamente è di copertura dei diversi assi con degli indicatori che ci permettono di capire se davvero le azioni raggiungono il risultato che vogliamo auspicato e se ci sono delle attività di miglioramento che dobbiamo porre in atto. Su questo ovviamente ci sarà adesso una descrizione di maggior dettaglio. Quello che vogliamo in qualche modo condividere con voi è proprio diciamo, un asset che pensiamo ci sia nel lavoro sul piano operativo, sul rapporto di monitoraggio, quindi sull'attuazione della strategia, che è quello appunto del coordinamento della vista organica integrata rispetto ai diversi assi e rispetto ai diversi target, proprio in una logica di superamento dei silos sia a livello di iniziative sia a livello di, diciamo così, di focalizzazione su cittadini, lavoratori piuttosto che studenti, ma vedere tutto come in maniera molto più complessiva, come un sistema educativo permanente che deve essere non, sostenuto e sviluppato proprio per raggiungere gli obiettivi che vogliamo a livello generale. Ovviamente il fatto che diverse azioni siano, come dicevamo, sostenute dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza permette di avere quel respiro anche di spinta per il raggiungimento dei risultati definiti che naturalmente negli anni precedenti poteva essere più difficile da avere. Quindi sicuramente questo ci sta dando una spinta che ci permette di essere un po' più confidenti, diciamo, della possibilità di recuperare e raggiungere quei valori. Ovviamente il lavoro che adesso verrà spiegato del come portiamo avanti nella sua evoluzione il piano e quindi come monitoriamo che quel percorso sia effettivamente effettuato per raggiungere quegli obiettivi, insomma, ci permette di essere da questo punto di vista, insomma, confidenti che questa sia la strada corretta per procedere rapidamente nel risultato. Con un valore importante che ora vedremo, pensiamo sia necessario dare proprio all'integrazione dei mondi pubblico, privato e terzo settore. Ho parlato fin troppo, mi taccio e lascio la parola, penso, a Sì, buon pomeriggio. Allora, il processo di aggiornamento del piano operativo è stato avviato con l'analisi dei contenuti del precedente piano ed ha visto il coinvolgimento di
tutti gli attori titolari di iniziative presenti nei quattro assi di intervento di Repubblica Digitale. Il processo è terminato poi appunto con la definizione dei nuovi contenuti del piano operativo, che vede di fatto la rimodulazione di diverse iniziative contenute nel precedente piano e anche un affinamento del set degli indicatori di risultato e degli indicatori di impatto precedentemente selezionati per misurare i risultati ottenuti e gli obiettivi raggiunti. Di fatto le attività di monitoraggio hanno da un lato l'obiettivo di misurare appunto e dare evidenza, avere contezza dei risultati raggiunti e dall'altro quello di andare ad individuare delle possibili aree di sviluppo del piano, in modo tale da rendere la strategia per le competenze digitali sempre più efficace. Il ciclo di monitoraggio prevede appunto la raccolta di dati di monitoraggio e si articola in tre livelli di monitoraggio. In particolare questi tre livelli prevedono in primis l'analisi del progresso dell'Italia rispetto agli altri paesi europei, quindi attraverso la misurazione, la rilevazione dei valori associati agli indicatori di impatto che ci dicono come l'Italia appunto sta avanzando verso il raggiungimento degli obiettivi previsti. E il secondo livello invece prevede la verifica della copertura tra le iniziative presenti nel piano e gli indicatori di impatto, il set di indicatori di impatto, ovvero il legame, in qualche modo la verifica del legame presente tra le iniziative promosse nell'ambito di Repubblica Digitale e le dimensioni di impatto sulle quali si vuole incidere. Il terzo livello di monitoraggio prevede invece lo stato di attuazione la verifica, la registrazione, la rilevazione dello stato di attuazione delle iniziative. Gli output del monitoraggio sono essenzialmente il rapporto di monitoraggio e l'aggiornamento del piano operativo, e il rapporto di monitoraggio ci consente appunto di mettere in luce eventuali aree di sviluppo del piano sulle quali è opportuno intervenire, magari attraverso il confronto che ha luogo nei gruppi di lavoro, in occasione dei gruppi di lavoro tematici o in occasione delle assemblee nazionali. Chiaramente anche questo modello di monitoraggio può essere soggetto a continue evoluzioni, così come il piano operativo, e magari attraverso strumenti raffinati di data driven, dei quali ci parlerà adesso Gabriele Spina. E buon pomeriggio a tutti. All'interno del ciclo di monitoraggio, un'attività su cui stiamo lavorando insieme, e permettetemi di citare i nomi di Paolo Coppola, Francesco Volpi e Francesco Lumachi del team DESI del Dipartimento, è appunto l'identificazione di eventuali margini di miglioramento delle azioni per favorirne l'efficacia e quindi anche un impatto sull'indice di digitalizzazione del Paese. Quindi per far ciò abbiamo introdotto alcune metodologie data-driven, ovvero che si basano sull'analisi avanzata dei dati, per esempio utilizzando algoritmi di intelligenza artificiale. Se guardate il riquadro in basso, per applicare queste metodologie si parte ovviamente dai dati, ed in particolare dalle banche dati già esistenti e che abbiamo a disposizione. Analizzando questi dati, come detto, con tecniche di intelligenza artificiale, come il machine learning, si producono delle evidenze quantitative che poi vengono trasformate in azioni o suggerimenti per azioni. Il ciclo si chiude ed in realtà ricomincia, perché è un ciclo iterativo, con la definizione di nuovi dati da raccogliere per perfezionare le evidenze e monitorare le azioni che sono state suggerite. Questa è una metodologia che vorremmo applicare per definire alcune delle azioni future, ma che possiamo ulteriormente illustrare prendendo come esempio un'azione già esistente. E in questo caso abbiamo scelto in via del tutto arbitraria il servizio civile digitale.
Il Servizio Civile Digitale, come sapete, vuole incrementare la percentuale di individui con competenze digitali almeno di base. Quindi, ci siamo posti un obiettivo che è comprendere meglio i fattori che caratterizzano gli individui con scarse competenze digitali. Perché? Per offrire suggerimenti, spunti di intervento ai soggetti attuatori, che in questo caso sono i volontari, o i facilitatori digitali. Quindi, come accennato, precedentemente, siamo partiti dai dati. In particolare abbiamo analizzato i microdati estratti dall'indagine ISTAT Aspetti di vita quotidiana. Quindi, su questi dati abbiamo fatto girare, i nostri algoritmi, un algoritmo di intelligenza artificiale. E cosa ha appreso questo algoritmo dei dati? Per esempio, che i cittadini più giovani con competenze digitali nulle o basse non sono soddisfatti della loro situazione economica. E come possiamo utilizzare queste informazioni in termini pratici? Beh, per esempio potremmo formare i volontari affinché possano aiutare gli utenti a sviluppare delle competenze digitali utili a migliorare la loro situazione economica, quindi collegando l'offerta del servizio al bisogno del cittadino. Per esempio, il volontario potrebbe spiegare come monetizzare degli hobby o illustrare il funzionamento delle piattaforme di e-commerce, oppure addirittura indirizzarli verso corsi di studio ICT, che si auspica apriranno le porte ad una brillante carriera. Un altro dato che è emerso riguarda i canali con cui raggiungere le persone, quindi le persone con scarse competenze digitali, e quindi scegliere quelli che potrebbero essere più efficaci. Per esempio, è emerso che questi cittadini, parliamo sempre dei giovanissimi, range 16-18, hanno un'alta fiducia nelle forze dell'ordine, quindi per esempio potremmo far sì che siano proprio le forze dell'ordine a promuovere l'azione del Servizio Civile Digitale. Ovviamente questa è la prima iterazione che necessita di nuovi dati, dati più recenti perché sono stati utilizzati finora dati del 2019, per permettere di confermare queste evidenze e rafforzarle. Il nostro impegno quindi consiste nel tentare di applicare questo processo data-driven sempre di più, in quanto pensiamo sia complementare a tutti gli altri processi di creazione delle iniziative che già esistono. Con questo ho terminato il mio brevissimo intervento. Passerei la parola a Francesco Olivanti del Politecnico di Milano. Grazie Gabriele, grazie, buon pomeriggio a tutti. Io brevemente vi racconterò invece cosa già sappiamo, cosa già ci dicono i primi dati sull'impatto che sta avendo la strategia nazionale delle competenze digitali sugli indicatori che sono stati scelti per misurarlo. Innanzitutto un breve aggiornamento sul fatto che per una serie di motivi, il cruscotto di indicatori di impatto è stato aggiornato, è stato leggermente modificato. Vedete dalla slide che circa l'80% degli indicatori è rimasto invariato, mentre abbiamo dovuto apportare alcune modifiche assieme agli owner degli assi della strategia, modifiche dettate sia da motivazioni fisiologiche, diciamo così, nel senso che alcune fonti non sono più aggiornate o non sono più aggiornate con la regolarità che è necessaria al piano, e che sono alcune fonti stesse ad aver modificato la definizione degli indicatori che osservano, e questo è il caso di alcuni indicatori DESI in particolare. La cosa più importante però è che grazie al lavoro e alla collaborazione con gli owner dei singoli assi siamo anche riusciti ad aggiungere degli indicatori che osservano delle dimensioni di impatto che inizialmente non erano monitorate, quindi delle dimensioni su cui si dichiarava di voler impattare nella strategia, ma che poi all'atto della scelta degli indicatori non avevano una corrispondente misura. Queste hanno riguardato soprattutto alcuni assi. Adesso vediamo per ciascun asse i risultati e vediamo che mediamente gli indicatori hanno avuto un progresso positivo poco più del 3%, anche migliore di quello che osserviamo per i paesi UE, quindi una buona notizia che però va letta con un pochino di senso critico perché, come mostrano i grafici sottostanti, innanzitutto non tutti gli assi hanno avuto un progresso mediamente positivo.
Anche fra gli indicatori che hanno un progresso positivo, in realtà non sempre questo progresso è sufficiente per raggiungere i target che abbiamo impostato. Quindi nei grafici in basso vedete in verde la quota di indicatori che non solo progrediscono, ma hanno un progresso sufficiente per raggiungere i target che sono stati impostati dagli owner dei pilastri. In giallo gli indicatori che invece, anche progredendo, non hanno un ritmo sufficiente, in rosso quelli che invece o sono stazionari o peggiorano. Quindi il messaggio positivo che abbiamo dai primi risultati, segnalo solo che questi sono tutti valori normalizzati, quindi abbiamo confrontato anche indicatori che hanno delle unità di misura o dei range diversi, però appunto i primi risultati ci dicono che ci sono diversi indicatori che mostrano variazioni positive, anche più che di quanto accada nei paesi, negli altri paesi europei, però sicuramente serve un cambio di ritmo, perché fra gli indicatori positivi la maggior parte in realtà non si stanno muovendo a un ritmo sufficiente per raggiungere i target, anche visto che alcuni di questi indicatori particolarmente performanti potrebbero subire un rimbalzo dopo le rilevazioni che sono relative alla pandemia. Quindi luci e ombre, ma possiamo essere diciamo ottimisti sul futuro, posto che è necessario un cambio di passo. Grazie. Grazie mille, Francesco. Tocca a me introdurre il primo dei gruppi di lavoro, quello sull'inclusione digitale. Il gruppo di lavoro sta affrontando il tema dell'inclusione digitale con un focus particolare sui servizi di facilitazione digitale, cioè le attività alla base delle misure 1.7.1 e 1.7.2 del PNRR. L'obiettivo è quello di modellizzare le buone pratiche di facilitazione che emergono dalle iniziative delle organizzazioni della coalizione, valorizzarle già nel DNA dei progetti di facilitazione perché trovino diffusione nazionale e favoriscano l'utilizzo di servizi digitali, pubblici e privati da parte dei gruppi sociali svantaggiati e la riduzione del divario digitale per le fasce a rischio esclusione. È un tentativo di fare tesoro dell'esperienza delle organizzazioni che a qualsiasi livello abbiano intrapreso esperienze in quest'area di intervento. Sulla base degli insight emersi nel contesto dell'Assemblea di Repubblica Digitale del 2021 abbiamo individuato 4 macro obiettivi che sono divenuti oggetto di altrettanti incontri online aperti alle organizzazioni della coalizione nazionale. Anzi, voglio anticipare una risposta: gli incontri sono tuttora aperti e il prossimo, che è il terzo di questo gruppo, è il 19 ottobre, una domanda che avevate rivolto. Nel primo incontro abbiamo lavorato per definire il profilo del facilitatore digitale anche attraverso la definizione delle competenze tecniche costruite su DigComp 2.2 e su DigComp Edu. È un'azione questa necessaria nell'ottica di standardizzare il servizio a livello nazionale, che poi troverà la sua implementazione nei percorsi di formazione per i facilitatori che stiamo ottimizzando per le policy di servizio civile digitale e le reti dei punti di facilitazione. Nel secondo incontro abbiamo trattato il tema del target di riferimento, la cui approfondita conoscenza è il primo step abilitante nella progettazione di qualsiasi servizio orientato all'inclusione digitale. Conoscere il pubblico di destinazione è a fondamento degli sforzi atti a definire il servizio stesso, i canali di distribuzione territoriale, le leve motivazionali e gli indicatori di risultato. Nei prossimi incontri ci occuperemo della comunicazione alla base della promozione dei servizi e dei luoghi della facilitazione, in particolare di quei luoghi di aggregazione informale che si candidano a divenire in modo quasi naturale dei punti di facilitazione digitale, cioè dove i servizi di facilitazione non sono espressamente previsti, ma di fatto erogati in maniera emergente, in risposta a specifiche esigenze di inclusione, ovvero quei luoghi che possono diventare punti di facilitazione propriamente detti con investimenti di struttura e infrastruttura. Oggi
Stesso le organizzazioni della coalizione appunto riceveranno l'invito per il prossimo 19 ottobre. L'output principale del gruppo di lavoro inclusione è la produzione congiunta di una serie di raccomandazioni per le attività di facilitazione digitale divise per macro temi, una risorsa aperta e collaborativa che oltre a essere presentata in un webinar dedicato nel contesto dell'Assemblea Annuale di Repubblica Digitale, verrà divulgata nell'ambito del capacity building per gli enti e le organizzazioni che partecipano ai progetti di servizio civile digitale e rete dei punti di facilitazione digitale. Grazie mille. Ok, andiamo avanti con il prossimo gruppo. Grazie Paolo, che è le sfide e opportunità del gaming per la diffusione delle competenze digitali, che è un gruppo che invece è partito da pochissimo, da una settimana. E l'abbiamo avviato con un onlus che ormai già da un pezzo si occupa del tema del gaming, che è la storica Telefono Azzurro. Allora, il gruppo rappresenta assolutamente una novità sul panorama nazionale perché pone per la prima volta l'attenzione su un fenomeno, il gaming, a cui purtroppo sono ancora legati decisamente tanti stereotipi, pregiudizi e paure. Eppure i dati dell'ISFE, l'Interactive Software Federation of Europe, sulla diffusione dei videogiochi sono veramente impressionanti perché ci dicono che nella popolazione tra i 6 e i 64 anni sono il 50% della popolazione che li utilizza. Il tempo medio settimanale speso giocando è di 9 ore e mezza in media, un dato che ci piace tanto, poi magari ne facciamo riferimento anche con nel prossimo gruppo, è che il 47% delle giocatrici sono donne e parliamo di un'industria tra le più redditizie, perché nel 2020 gli ultimi dati disponibili ci dicono che il valore è di 175 miliardi di euro, quindi il doppio anche rispetto ad altri media come cinema e musica messi insieme. Quindi il network di Repubblica Digitale rappresenta il luogo giusto dove affrontare questo tema, anche perché abbiamo al suo interno amministrazioni centrali e locali, grandi aziende IT, tra cui i rappresentanti dell'industria videoludica e le associazioni del terzo settore che ben conoscono le esigenze e le criticità dei cittadini, soprattutto quelli più giovani. Quindi da una parte nel gruppo andiamo ad analizzare i benefici del gaming, soprattutto in merito ai processi di apprendimento, perché il videogioco rappresenta uno spazio dove la persona può ricevere dei feedback istantanei, ad esempio ricompense appropriate, e non c'è il timore di commettere errori, quindi è un ambiente assolutamente efficace da questo punto di vista. E la stessa complessità a cui sono arrivati i videogiochi in termini di meccaniche, trama, estetica e interazioni tra i giocatori consente agli utenti di imparare costantemente cose nuove, migliorare le abilità e sviluppare il senso critico. Quindi le stesse scuole stanno iniziando sempre più ad includere i videogiochi tra gli strumenti di insegnamento, nonostante chiaramente ci sia ancora una forte diffidenza e paura. Paura che non è che noi siamo motivata, perché comunque l'altra faccia della medaglia è che bisogna aumentare la consapevolezza anche sui rischi, no, del gaming, anche perché si sta spostando progressivamente sempre più online, quindi c'è tra i rischi abbiamo fenomeni quali hate speech, commenti razzisti, misogini, antisemiti, omofobi e le varie forme che conosciamo di cyberbullismo, il rischio di scambio di materiale dannoso e soprattutto in merito ai dati personali, soprattutto della fascia più giovane, e anche lo stesso gioco d'azzardo, perché i videogiochi attualmente consentono acquisti in app che soprattutto per i bambini e per i giovani può essere uno strumento con criticità. Quindi cosa vogliamo fare in questo gruppo? Vogliamo, come prima quick win, in vista dell'assemblea, lavorare a delle raccomandazioni. Raccomandazioni su tre livelli, quindi sia a livello di policy making, che verso gli stessi educatori, quindi genitori e docenti, per abbattere un po' gli stereotipi e le paure e aumentare la consapevolezza. E terzo livello, chiaramente, quello degli utenti finali, quindi dei gamer, quindi soprattutto dei giovani che utilizzano questi strumenti, anche se non sono soltanto i giovani. Quindi vorremmo questa come prima tappa e poi continuare a proseguire con questo gruppo di lavoro anche il prossimo anno per andare a costruire insieme delle iniziative per aumentare la consapevolezza e sfruttare le potenzialità di questo strumento, che è assolutamente efficace ed è uno strumento chiave per la diffusione della cultura e delle competenze digitali. Quindi a questo punto lascerei la parola invece a Sara. Grazie Alberto, veniamo quindi al gruppo sul divario digitale di genere.
il cui focus, è bene dirlo appunto fin dall'inizio, è quello delle competenze digitali. Quindi probabilmente solo per il momento aspetti come quelli di reskilling, upskilling delle professioniste viene accantonato, però ci piace insomma progredire con un approccio step by step. In ordine temporale, questo gruppo di lavoro è l'ultimo ad essere stato lanciato, perché giusto ieri mattina abbiamo avuto un incontro di kick-off e siamo davvero contenti nel constatare che circa 45 organizzazioni molto variegate, quindi enti privati, profit e no profit, enti pubblici, università e anche esperti, si sono voluti mettere a disposizione e per lavorare sinergicamente con noi verso questa tematica, che magari a differenza di altri gruppi di lavoro, come ad esempio il gaming, non è nuova, ma quello che appunto vogliamo sfruttare è assolutamente l'eterogeneità degli stakeholders seduti al tavolo con noi, ma anche e soprattutto l'attenzione, sia dal punto di vista di policy making, ma anche dal punto di vista appunto di diciamo tessuto interculturale. Siamo contenti appunto di lavorare in collaborazione con il Dipartimento delle Pari Opportunità, che appunto, come sapete, ho avuto occasione di vedere, ha lanciato giusto l'anno scorso una strategia di ampio respiro, e da cui vogliamo anche trarre ispirazione per gli outcome di questo gruppo di lavoro, che, come accennava anche Alberto, punta anche a costruire sinergie con gli altri gruppi di lavoro di Repubblica Digitale, perché ad esempio l'aspetto del gaming assolutamente ha anche delle intersezioni con aspetti di vario di genere. Dal punto di vista degli outcome, appunto anche noi lavoreremo con la seconda edizione di Assemblea Nazionale in mente, quindi per metà dicembre puntiamo innanzitutto a costruire quella che chiamo una tassonomia comune, quindi è importante stabilire un linguaggio per facilitare anche la collaborazione e la comunicazione appunto dei partecipanti al gruppo di lavoro, in cui vogliamo stabilire un framework sia delle problematiche appunto che puntiamo ad attaccare e anche e soprattutto le soluzioni che proponiamo di mettere sul tavolo. Una volta identificato il framework, questo linguaggio comune, vogliamo appunto identificare come meglio agire anche come camera di risonanza verso le iniziative che già appunto molti degli attori seduti al tavolo stanno promuovendo, quindi assolutamente non ci poniamo in ottica di duplicazione e replicazione, ma bensì appunto di proporzione e di anche comunicazione, che molte volte insomma manca per finalizzare l'obiettivo. Come diceva già Alberto, anche questo gruppo di lavoro ha un respiro che non si avvererà appunto nel 2022, ma all'Assemblea appunto di Repubblica Digitale vorremmo anche annunciare delle flagship initiatives, quindi delle iniziative concrete che poi verranno annunciate appunto ed iniziate l'anno prossimo. Con questo passo la parola a Pasquale. Grazie Sara, grazie a tutte e tutti. Il gruppo di lavoro sulla traduzione DigiComp ha l'obiettivo di realizzare e condividere la traduzione in italiano del DigiComp versione 2.2, che è stata appunto pubblicata nella sua versione aggiornata, prima c'era la 2.1, nel marzo del 2022, appunto di quest'anno. Vi sono delle differenze non di poco conto, in quanto sono stati aggiornati tutti gli esempi di conoscenza, abilità ed attitudini all'interno del DigiComp e sono stati introdotti degli allegati molto interessanti, come quello per esempio sull'intelligenza artificiale. Il lavoro del gruppo prende due grandi lavori già realizzati, e cioè quello della comunità di pratica che ha realizzato, se vogliamo, il core della nuova traduzione, del nuovo testo, e abbiamo anche preso in considerazione, e non poteva essere altrimenti, il grosso lavoro già realizzato da Agid in occasione della traduzione del DigiComp 2.1. Infatti molte parti sono rimaste in comune e quindi è giusto che sia così. Che altro dire, che il gruppo di lavoro si prefigge di consolidare e pubblicare questa traduzione nel prossimo mese, e quindi
avremo come riferimento in Italia anche un framework importantissimo per permettere ai policy maker, agli studenti, a tutti i cittadini, ai formatori, ed anche a noi, come ha detto bene prima Nello, perché lo utilizzeremo in maniera trasversale in tutte le nostre attività, è uno strumento che ci permette di identificare e descrivere in maniera puntuale le aree chiave delle competenze digitali. Grazie. Grazie anche a Pasquale. E a questo punto possiamo chiedere ai relatori di comparire nuovamente in video. Sono state poste alcune domande, in particolare a una, credo Paolo Martinelli avesse già risposto. Nello, non so se hai visto le domande che abbiamo messo nel file. Sì, una è relativa al Fondo Repubblica per la Repubblica Digitale. E quindi la leggo. La domanda è se finanzia le competenze ICT anche per i dipendenti pubblici o solo per lavoratori privati. Il Fondo per la Repubblica Digitale si struttura rispetto a quindi si attiverà attraverso dei bandi a cui potranno partecipare dei soggetti no profit. La modalità di partecipazione, anche l'aggregazione, il modo con cui i requisiti per la partecipazione da parte di questi soggetti sarà specificato nei bandi che via via usciranno. Diciamo che i destinatari sono soprattutto coloro che hanno problemi o comunque difficoltà o insomma hanno bisogno di appunto sostegno e spunti da un lato per l'orientamento sull'ICT, dall'altro per riposizionarsi e riqualificarsi nel mondo del lavoro, e quindi saranno rivolti a NEET piuttosto che a diciamo donne che appunto vogliono orientarsi e trovare lavoro oppure riqualificarsi e così via, e saranno anche i bandi successivi. Quindi questa è la logica del fondo, che ovviamente va a collocarsi in un'area complementare alle altre iniziative che vengono portate avanti in maniera strutturale anche da altri ministeri, però insiste sul tema ICT lì dove in questo momento appunto c'è da avere una spinta, soprattutto appunto tenendo conto di alcune aree di popolazione. Ai gruppi di lavoro ha risposto prima Paolo Martinelli, la partecipazione è ancora aperta. Sono gruppi di lavoro che poi si svilupperanno dopo la prima fase, che appunto permetterà di presentare dei primi risultati all'Assemblea anche l'anno prossimo. E i partecipanti ai gruppi di lavoro sono identificati ed indicati dalle organizzazioni che partecipano alla coalizione o al comitato tecnico guida, oppure dei partner, insomma, delle organizzazioni che ci supportano. Quindi quelle organizzazioni indicano chi può partecipare nel gruppo di lavoro, e ovviamente via via cerchiamo di essere più coinvolgenti e più inclusivi possibili nel corso dei lavori, però ovviamente tenendo conto che sono dei gruppi di lavoro che tendono a raggiungere dei risultati e quindi identificano dei percorsi e dei lavori che devono essere svolti all'interno dei gruppi per raggiungere quei risultati, per avviare delle iniziative. Quindi da questo punto di vista
la composizione, diciamo così, deve essere indirizzata a questo obiettivo. Non so se ci sono. C'erano poi ultime due domande che hanno inserito adesso. La prima chiede se è prevista la creazione di un gruppo di lavoro sulle competenze digitali in sanità. E ne abbiamo parlato con Giancarlo che, De Leo che ha fatto la domanda. E sicuramente il tema della salute è un tema che dobbiamo sviluppare una volta appunto pubblicato il primo piano e quindi nel piano di lavoro successivo. Quindi sicuramente è un'area che dobbiamo coltivare anche come una delle prime aree verticali, diciamo così. Ce ne sono anche altre, quindi dopo aver gestito tutta la parte iniziale di consolidamento sulle aree trasversali, andremo anche sulle aree verticali, quindi certamente un gruppo di lavoro sulle competenze digitali in sanità, anche raccordandosi con le esperienze che ci sono a livello di settore, certamente lo porteremo avanti. Perfetto, chiedono poi se Repubblica Digitale organizza corsi di formazione ad hoc per studenti o cittadini sulle competenze digitali. Il nostro approccio è quello comunque di andare sulle iniziative, a valorizzare le iniziative. Quello che metteremo a disposizione, come dicevo prima, è appunto l'accedi come ambiente di apprendimento, di autovalutazione e a disposizione di tutte le iniziative di tutte le azioni, di tutte le attività che vanno su questo fronte. Poi nell'ambito dei diversi progetti ci sono ovviamente delle azioni di formazione che appunto vedono coinvolti cittadini piuttosto che altre target specifici di popolazione. Quindi i progetti di cui parlavamo, come il progetto Servizio Civile Digitale o un altro progetto che è in atto con la collaborazione delle regioni che poi produrranno dei piani operativi specifici, che il progetto della rete dei servizi di facilitazione digitale che punta ad avere in maniera omogenea sul territorio 3.000 punti di facilitazione digitale. Sono progetti che ovviamente prevedono all'interno delle azioni anche di formazione in presenza per cittadini oppure appunto per target specifici. Quindi ci saranno all'interno di quei progetti. Grazie Nello. Non ci sono ulteriori domande, quindi non so se vuoi fare una chiusura, dare un appuntamento. Sì, se non ci sono altre domande, dico soltanto che abbiamo per ragioni ovviamente di sintesi di presentazione, insomma, un po' di tutte le attività, non abbiamo descritto nello specifico le azioni che invece trovate in maniera appunto dettagliata e ricca all'interno del piano operativo, che è un piano appunto che organicamente raccorda tutte le azioni sul fronte delle competenze digitali e quindi come tale è un luogo di incontro, di confronto, di raccordo anche a livello non soltanto di diciamo così, quadro generale di strategico, ma anche di azione specifica, perché quello che noi pensiamo è che gli elementi che possono permetterci di affrontare con successo il tema delle competenze digitali sono il superare i silos ed essere pienamente diciamo così aperti e sinergici tra appunto settore pubblico, privato e terzo settore e dall'altra parte riuscire ad esserlo anche nel processo di progettazione. Quindi i gruppi di lavoro puntano a fare questo, oltre che ovviamente il luogo di incontro di Repubblica Digitale deve permettere anche
a livello poi delle istituzioni di riuscire ad essere sinergici. Non siamo scesi in dettaglio, però ci sono, se guardo l'asse dei cittadini, tante esperienze interessanti che si sono sviluppate durante il percorso che abbiamo compiuto dal 2020 ad oggi. E tanto per citare un'esperienza che non è la nostra, in questo momento è in atto ad esempio una selezione per progetti dedicati alla formazione di casalinghe e casalinghi, cioè di persone che hanno come dichiarato come lavoro principale quello a casa del domestico, ed è indirizzato proprio non soltanto a far sì che ci siano dei progetti che supportino lo sviluppo delle competenze digitali, ma anche permettano anche il riorientamento e il reinserimento nel mercato del lavoro. E questa è un'attività all'interno dell'asse dei cittadini che è il frutto in qualche modo anche dell'aver messo in piedi una strategia con anche un quadro di riferimento per le competenze comune come il Digicomp 2.2 su cui stiamo lavorando appunto per la traduzione. E questi sono dei primi risultati che ci permettono appunto di vedere che pian piano ovviamente questo tipo di raccordo c'è, ovviamente nell'auspicio che poi rapidamente ci sia diciamo un fenomeno di velocizzazione anche di contaminazione delle esperienze sui diversi campi. Un altro, e poi chiudo, ad esempio sul un'altra importante azione che troviamo sempre intorno alle competenze digitali fondate basate su Digicomp, è ad esempio il Fondo Nuove Competenze, che ha previsto che i fondi interprofessionali debbano avviare delle azioni di formazione per le aziende, e lo facciano se anche qui in parte sulle competenze digitali basate su Digicomp. Questi sono dei risultati importanti perché ci portano a pensare che tutti effettivamente stiamo andando sulla stessa strada e con gli stessi riferimenti. Questo ci permette di essere confidenti, appunto, come dicevo all'inizio, possa procedere rapidamente nel raggiungimento dei risultati e anche migliorare quel quadro che ha mostrato prima e ha commentato prima Francesco Olivani. Perfetto, grazie Nello. In realtà ci sono altre due domande, ora non so se possiamo approfittare di te. Chiedono: il piano operativo aggiornato quando e dove sarà disponibile? Il piano operativo, appunto, stiamo raffinando editorialmente, quindi noi contiamo di poterlo pubblicare giovedì e sarà sul sito di Repubblica Digitale che la settimana prossima sarà ancora l'attuale, non sarà probabilmente il nuovo. Comunque, in ogni caso, sul sito di Repubblica Digitale. Perfetto, e allora l'ultima: è possibile pensare di introdurre una lettura di genere dei dati per ciascun gruppo, così da pensare ad azioni mirate anche nel target cittadini-cittadini, ad esempio? Penso che sia molto importante e penso che possa essere anche uno degli obiettivi del gruppo di lavoro che è stato appena avviato ieri sul divario di genere, perché una lettura da questo punto di vista è sicuramente fondamentale. Noi abbiamo iniziato a provare a farlo già nel piano operativo, però deve essere sicuramente sviluppato. Perfetto. Allora, grazie molto Nello, non ci sono ulteriori domande. Io ringrazio tutti i relatori, ringrazio i partecipanti. Come sempre vi ricordo che la registrazione del webinar, il link alla registrazione sarà disponibile nella scheda di Eventi.pa, così come le slide dei relatori. Arrivederci a tutti, buon pomeriggio. Ciao, grazie. Grazie a tutti.